Dal 18 al 25 maggio Martine Goyen, pittrice di origine belga, in omaggio a quella che è la grande pittura del colore, dedica una mostra a Palazzo Ferraioli. Noi siamo in compagnia di una nota produttrice di vino che con la pittura ha molto a che vedere e ci spieghiamo meglio. Perché le etichette dei suoi vini sono sempre un po' particolari. Sì, quasi tutte le etichette dei nostri vini sono immagini di quadri di autori o di amici, riproduzioni anche di quadri, è una passione che ci accomuna. E così abbiamo sposato due eccellenze, il vino e la pittura. Raccontiamo la tua casa produttrice di vino, dove si trova, che cosa fa? La nostra azienda si trova a Montefiascone, provincia di Viterbo. Abbiamo dei bei vigneti biologici sul lago di Bolsena e un altro vigneto nella Valle del Tevere dove produciamo grechetto. È da 100 anni che c'è questa azienda, io sono comproprietaria con mio fratello e siamo ormai alla quarta generazione. Una meravigliosa tradizione che si abbina perfettamente a quella dell'arte. Tu a quale tipo di artisti ti senti più vicina e spendiamo un commento per la nostra meravigliosa Martine? Mi piace moltissimo Martine e non lo dico perché sono qui, ma io ho sempre adorato gli impressionisti, tutti. Che cosa ti piace di più, la materia, il colore, che cosa? Ah, il colore, il paesaggio, anche il mare che lei riproduce spesso e quindi danno molta serenità. Infatti il mare è un motivo conduttore, ma proprio l'elemento acquatico dei quadri di Martine, il mare, il lago, il fiume, sono delle presenze importanti che vengono attestate oltre che dalla materia anche proprio dal colore. In questo caso oggi la tua presenza qui significa l'amore totale per l'arte. Quali sono le altre arti che ti appassionano oltre la pittura? Beh, la pittura mi appassiona, vado anche a scuola di pittura benché ho una certa età, perché proprio mi piace il colore, e mi piace la creatività, pasticciare, inventare, sculture anche mi piacciono molto.